forte legame con il mondo del fumetto supereroistico e un gameplay bilanciato hanno reso i primi due capitoli di Infamous dei discreti successi, tanto da garantire a Sucker Punch il privilegio di uscire con un nuovo episodio ad inizio generazione. Un onore, quindi, ma anche una bella responsabilità. L'uscita di scena di Cole non si fa troppo sentire, dato che la storia del nuovo protagonista Delsin viene introdotta con la giusta contestualizzazione. Per quanto ricchissima di cliché narrativi, la trama è tutto sommato ben narrata, soprattutto nella prima metà. Delsin, in apparenza un normale ragazzo ribelle, otterrà straordinari poteri in seguito all'incontro casuale con un conduit. Lo scontro con il DUP, un'organizzazione paramilitare dedita al controllo dei mutanti, farà da fulcro dell'intera vicenda. Sebbene la prima metà mantenga un buon ritmo, una volta entrati nel vivo della vicenda, l'assenza di colpi di scena e una sequenza di eventi prevedibile lasciano dunque al gameplay il compito di mantenere viva l'attenzione dei giocatori. Second Son recupera i capisaldi del gameplay dei predecessori, ossia la libera esplorazione in ambienti urbani realistici e il combattimento a base di superpoteri. Con l'andare della storia si sbloccheranno progressivamente diverse famiglie di poteri d'attacco. Si comincia con quelli legati al fumo, per poi passare al neon e al video, tutti ricaricabili in prossimità di elementi dello scenario ben precisi. Sebbene vi siano delle evidenti differenze estetiche, le tre famiglie di poteri sono accomunate da mosse d'attacco simili. Si avrà sempre a disposizione un fendente da corpo a corpo e la possibilità di sparare dalla distanza, mentre un terzo comando sarà dedicato allo spostamento veloce, con neon e video in grado di offrire possibilità di verticalizzazione molto più ampie. Vi saranno infine un certo numero di attacchi secondari, tra cui alcuni che ricordano missili e granate. Così come era successo anche con i precedenti capitoli, anche in Second Son il sistema di combattimento dà il meglio di sé negli spazi aperti. Peraltro, il fatto che per cambiare famiglia di poteri sia necessario trovare ogni volta una fonte di energia adatta toglie un po' di varietà al combat system, soprattutto nelle aree dallo spazio limitato, dove alcuni poteri funzionano meglio di altri. Data infatti l'assenza di un sistema di coperture e di un aggancio sui nemici, gli scontri su piattaforme o in ambientazioni delimitate risultano più limitanti e tendenti ad uno sviluppo caotico e a generare momenti frustranti. La crescita dei poteri di Delsin è gestibile attraverso un menu dedicato che richiede l'accumulo di specifici frammenti sparsi in tutta la città. In altre parole, per sbloccare alcune offensive e miglioramenti per gli attacchi sarà assolutamente necessario esplorare. Il design delle missioni di Infamous Second Son è piuttosto tradizionale. Le prime ore di gioco sono di gran lunga le migliori dell'offerta. Da un certo punto in avanti si nota infatti il recupero della medesima struttura ripetuta più volte sino al finale, raggiungibile in circa 10 ore. Le missioni di Infamous Second Son non sono tra le più originali che abbiamo visto in un free roaming e soprattutto i combattimenti appaiono a volte eccessivamente forzati. È un peccato in questo senso che manchino del tutto le missioni secondarie. Gli incarichi opzionali sono stati sostituiti da un sistema di progressiva liberazione della città dalle forze nemiche. La percentuale di controllo che gli avversari avranno sul quartiere potrà essere erosa con varie attività ripetibili, tra cui la distruzione dei checkpoint e delle telecamere di sorveglianza. Sebbene queste attività aggiuntive si rivelino interessanti solo durante la prima parte dell'esperienza, va detto che la riconquista della città è in grado di offrire alcuni tra i combattimenti più intensi e divertenti. Il sistema morale di Infamous Second Son evidenzia lungo la storia con un colore blu le scelte buone e col rosso quelle cattive, ed ulteriori contributi all'allineamento del personaggio potranno essere aggiunti durante il gameplay. Naturalmente, con la progressione si arriverà anche a missione a bivio, dove si potrà intraprendere solo la strada relativa al proprio allineamento. Le differenze vere e proprie in termini di gameplay, tuttavia, non sono troppo marcate. Tutto sommato, le scelte morali influiscono più che altro sulla disponibilità di certi poteri d'attacco secondari, mentre a livello di trama si notano differenze vere e proprie solo negli eventi immediatamente successivi al finale. Sin dall'annuncio, Infamous Second Son ha puntato molto sulla propria componente artistica e visiva. Se già il design si rivela molto curato, davvero notevole è la parte tecnica, in grado di mostrare un livello di dettaglio e un'effettistica irraggiungibili per le console di vecchia generazione. L'ampia linea dell'orizzonte e le texture ben definite si accompagnano a scintille, scie colorate al neon ed esplosioni, per uno spettacolo visivo davvero notevole. Il prezzo da pagare per questo risultato è tutto sommato contenuto. Si fa notare un certo pop-up degli elementi di sfondo e a volte il frame rate cede leggermente, ma mai in maniera drammatica. Dal punto di vista audio si apprezza il doppiaggio completamente in italiano, caratterizzato da una recitazione a volte forzata, ma nel complesso gradevole. Nei momenti in cui la formula di combattimento ed esplorazione offerta da Sucker Punch funziona al meglio, trovarsi nei panni di Delsin e sfruttare i suoi poteri è un'esperienza notevole. Peccato tuttavia che lungo il percorso ci sia una certa mancanza di bilanciamento, incostanza e ripetizione di diverse meccaniche, che finisce per penalizzare la produzione nel suo insieme.
Infamous Second Son è un action free roaming molto ben caratterizzato, bellissimo da vedere e divertente nei suoi migliori momenti, ma non il prodotto di altissima qualità che avremmo voluto per inaugurare alla grande il 2014 di PlayStation 4.